Abbiamo sempre sognato di fare una domanda a una motocicletta e di avere dalla moto la risposta, cioè la storia, il suo racconto. Le motociclette non parlano e quindi abbiamo bisogno dell'interprete. Parliamo della nuovissima Aprilia 660 Touareg e l'interprete, molto più che un interprete naturalmente, è Vito Guareschi. Vito, per favore, la storia. Aprilia, in particolare Aprilia Racing, ha deciso di tornare in Africa come ha fatto in passato e da lì è partito tutto il progetto Aprilia Touareg 660. Siamo partiti ovviamente dalla moto di serie, un'ottima base sulla quale abbiamo fatto modifiche specifiche per fare queste gare. Qui siamo con una moto al 50% di quella che vedremo in Africa, però che ha già importanti modifiche che riguardano la ciclistica soprattutto. Abbiamo modificato il telaio intervenendo sulle misure, specialmente in particolare sulla parte posteriore della moto. Abbiamo creato un telaietto scomponibile che in futuro alloggerà il serbatoio. Abbiamo messo sospensioni di maggiore escursione e abbiamo messo protezioni, abbiamo modificato l'impianto di scarico, abbiamo partner molto importanti come SC Project, come Metzeler, per la quale stiamo facendo uno sviluppo, in particolare in questa gara qui al Transanatolia stiamo provando il materiale che porteremo poi in Africa. Abbiamo Andreani Group che ci fornisce le sospensioni che sono Ohlins. E la moto ha subito delle grosse modifiche, in particolare dal punto di vista delle sospensioni. Sono aumentate le escursioni, sono aumentati anche i diametri per le sollecitazioni che devono sopportare, specialmente quando sono lunghi i percorsi e le tappe sono di 600-700 km. In più si parte con 30 litri di carico di benzina, dunque bisogna per forza avere una moto molto solida. E in sostanza il motore è rimasto lo stesso, abbiamo semplicemente addolcito le mappe, abbiamo fatto delle modifiche per rendere la moto più guidabile al pilota e da qui partiamo. Abbiamo aggiunto un radiatore dell'olio perché chiaramente le temperature saranno più elevate e qui stiamo raccogliendo dati, stiamo capendo quali sono i limiti della nostra moto. Per il momento sta andando bene, dobbiamo fare chilometri, siamo qua per questo. E come ripeto, la moto di base va molto bene, dunque fortunatamente abbiamo non troppo lavoro da fare, ecco. Ecco, ci siamo chiesti sulla base di alcune obiezioni quali sono stati, per esempio, alcuni o se hai avuto degli step difficili di sviluppo, di realizzazione del progetto di sviluppo. Per esempio, io ho in mente sempre un'obiezione che fu fatta a suo tempo parlando di una moto molto ricca di elettronica, quindi in qualche modo da gestire in modo totalmente nuovo. Sì, in questo caso, specialmente nella moto che stiamo utilizzando adesso, stiamo utilizzando l'impianto elettrico di serie con alcune semplificazioni, non abbiamo più le chiavette di accensione, non abbiamo più alcuni sensori che non servono nel nostro caso, ma in questo caso la moto è strettamente di serie, posso dire. Ci saranno delle modifiche che arriveranno più avanti, ma in questo momento per noi era anche importante capire qual è la solidità dell'impianto elettrico e di tutta la componentistica elettronica della moto. Oltre a fare questo lavoro di sviluppo per le corse, noi stiamo lavorando anche per l'R&D, lavoriamo assieme all'R&D, dunque tutte le informazioni che noi riusciamo a portare a casa servono poi per fare un prodotto migliore e dunque è importante fare anche quello. Senti, Aprilia credo abbia investito abbastanza in questo progetto. Qual è l'obiettivo globale di questa operazione? Per noi è il debutto, è il rientro, dunque l'obiettivo principale adesso è riuscire a fare più chilometri e farli al meglio possibile per arrivare poi all'Africa Corse, che quello sarà l'obiettivo, più pronti possibile. Il tempo che abbiamo avuto a disposizione da quando è partito questo progetto è poco, perché si parla di gennaio, dunque pochi mesi fa. Abbiamo già fatto tanto, stiamo andando bene e chi lo sa, l'obiettivo comunque è di esserci e di farci vedere. Siete partiti collaudando il tutto, anche il sistema, dal Motorelli. Sì. Qual è stato il responso del Motorelli?
Il responso del motorale è stato molto importante, perché è quello che ci ha dato le indicazioni, che ha fatto avere le sensazioni, che ha aiutato i piloti a dirci che cosa dovevamo fare per migliorare la moto. Dunque tutte le modifiche di ciclistica che abbiamo su questa moto vengono dall'esperienza del Motorelli. Chiaramente là corriamo con una moto di serie con poche modifiche, perché credo che lo spirito del Motorelli debba rimanere quello. Qui dobbiamo fare qualcosa di più, perché i nostri competitor sono veramente agguerriti. Fatti interprete per favore anche della voce di Jacopo Ceruti. Qual è stato il suo giudizio, come dire, a caldo, appena provata la moto e gli sviluppi che gli avete fatto? Allora, lui aveva chiesto più stabilità e noi abbiamo lavorato in quella direzione, specialmente ad alta velocità. Nello stretto lui è molto contento della moto che usa nel campionato italiano. La moto paga un po' sul veloce in termini di stabilità, dunque siamo intervenuti in quella direzione. Abbiamo dato più stabilità alla moto lavorando sull'avancorsa, sugli angoli di sterzo, sugli ammortizzatori, sulla forcella, su tutto, insomma. E sembra che abbiamo centrato l'obiettivo per adesso. Poi aspettiamo di andare sulla sabbia. Comunque per adesso, oggi hanno fatto 180 all'ora, dunque la moto andava dritta. Ecco, ultima domanda. L'obiettivo chiaramente è Africa Eco Race, cioè il Back to Africa, che è lo strillo di aprile del vostro progetto. Il progetto, lo sviluppo è incominciato in tempi recentissimi, bisogna dirlo. A che punto ti senti di dire che siete in questa tabella di marcia che culminerà a gennaio con la partenza ad Africa Eco Race? Allora, noi qui siamo a fare questa gara al Transanatolia, che all'inizio non era in programma perché lo sviluppo pensavamo forse più lento. Dopo il primo test che abbiamo fatto con questo, col prototipo di questa moto in Sardegna, abbiamo capito che la moto era già pronta per fare una prova un pochettino più dura. Dunque ci siamo iscritti in fretta e furia al Transanatolia e siamo qua a provare, non era in programma. Dobbiamo correre perché, come ho detto prima, abbiamo cominciato tardi. E sono contento di come stanno procedendo i lavori. Questo ci serve per capire tante cose che nei test non si capiscono. La gara è sempre la gara. Ok, ti ringrazio e naturalmente ti aspettiamo al varco, come tutti gli appassionati di questo marchio e di questa disciplina che, come vedete dal background, affascinante. Bellissimo, grazie.